Noi torniamo a Roma per 2 giorni ancora di targhe alterne a partire appunto da oggi a causa del persistere della presenza di agenti inquinanti nell'atmosfera e dunque limitazione della circolazione. Marco Melegaro è pronto per noi in diretta. Marco, sono tante davvero le polemiche, soprattutto le proteste dei commercianti in questi giorni di shopping natalizio, anche se questa, dobbiamo dire, 14:20 è la fase in cui si può circolare. Sì, certo, poi ve le faremo sentire a proposito queste proteste. Oggi non circolano le targhe con il numero che finisce col dispari, domani invece sarà la volta delle targhe che finiscono con una cifra pari. Un provvedimento che è l'ennesimo che arriva, il secondo consecutivo che arriva per 2 giorni qui da parte del Campidoglio. Dicevamo che questo provvedimento è diventato impopolare. Come è stato accettato, nel senso che i commercianti, soprattutto Confcommercio, Confartigianato, si sono lamentati appunto che questa disposizione dal Comune è arrivata proprio a ridosso dello shopping, dei regali per il Natale. Noi abbiamo sentito una rappresentante del CNA, ascoltiamola. Questi provvedimenti presi dal Campidoglio in 2 diverse occasioni, no? Oggi assistiamo al blocco delle targhe dispari, hanno condizionato il mercato delle vendite dei regali per Natale in modo rilevante. Beh, lo hanno drasticamente falcidiato, perché purtroppo questi 2 ultimi provvedimenti, questo di oggi e quello della settimana scorsa, sono intervenuti nel periodo clou delle vendite natalizie, che va dal 16 dicembre al 24 dicembre. Roma produce il 10% del totale delle vendite natalizie che si fanno in Italia. E sulla base di quel 10%, la mancanza già di questi 2 giorni per noi fondamentali della settimana scorsa hanno già creato una perdita di 100 milioni di euro.